L'ARSA ha approvato in via definitiva il disegno di legge che punta alla promozione dello stile di vita mediterraneo. Questo permetterà di dare il via a varie iniziative che prevedono il coinvolgimento delle filiere enogastronomiche regionali, puntando sull'agricoltura in chiave multifunzionale e sostenibile. La legge prevede la realizzazione di studi e ricerche, il coinvolgimento di università, la programmazione di attività di formazione e divulgazione, la collaborazione con le scuole, con progetti didattici a tema e l'inserimento di specifiche misure nel PSR Sicilia, l'elaborazione di modelli innovativi e di attrazione economica e turistica. Per noi è un motivo di orgoglio, sia perché abbiamo contribuito alla formazione di questa norma, siamo stati auditi dalla commissione dell'ARS delle attività produttive proprio a sostegno di questo percorso. E ringrazio l'onorevole vicepresidente Angela Foti, prima firmataria della legge, che oggi crea soprattutto al Parco dello Stile Vita Mediterraneo un grande presupposto di tipo legislativo per le attività che saranno successivamente realizzate. Tra i suoi obiettivi, innanzitutto, c'è quello di salvaguardare la memoria e l'eredità immateriale. La dieta mediterranea è uno stile di vita che rappresenta un percorso dalla terra alla tavola, rispettoso dei territori, sostenibile e simbolo di convivenza e dialogo tra culture e generazioni diverse, in linea con la Carta di Milano Expo 2015 e con gli obiettivi europei dell'Agenda 2030.